Salve a tutti ragazzi e benvenuti all'11° episodio della Ranguidata su Demon's Souls. Molto bene, nel video scorso abbiamo fatto un bel po' di cosette, abbiamo completato l'Atria, abbiamo visto dove stava Frake, Rydell nelle prigioni, non li abbiamo ancora liberati, abbiamo poi passato il ponte con le frecce, schivandole, abbiamo ottenuto quindi il trofeo dedicato, in più abbiamo sconfitto il falso idolo senza colpire i suoi cloni, quindi abbiamo ottenuto sia il trofeo del boss sia quello suo speciale. Allora, in questo momento siamo messi abbastanza bene, tuttavia le arcipietre cominciano ad essere un po' difficoltose, perché quelle rimaste cominciano a darci una buona sfida. Questa del capitano la detesto tantissimo e ci andremo più tardi. Quella di Stonefang l'abbiamo completata, quella di Bolletaria per adesso non è il caso di passarla. Per Alta Latria avremo un'area un po' impegnativa, soprattutto il boss sarà impegnativo. Quella più semplice, ma con un percorso un po' tortuoso, è quella dell'arcipietra degli uomini ombra, facendo il percorso rituale. Tuttavia, prima di dirigerci lì, andiamo sia ad Alta Latria, ma non per proseguire, ma per andare a salvare Frake. E in questo modo potremo anche sbloccare dei nuovi incantesimi molto molto forti. Quindi andiamo alla prigione delle speranze e seguitemi. Troveremo l'NPC molto molto velocemente, ci vorrà solo qualche attimo. Poi utilizzerò un'arcipietra, magari così torno subito al Nexus. Allora, siamo qui alla prigione delle speranze. Andiamo subito a destra. Passiamo sotto. Cioè, sopra, sotto. Allora, qui abbiamo uno schiavo che ci sbarra la strada. Purtroppo va colpito lui. Poi, qua andiamo subito verso questa porta. Stiamo attenti perché c'è uno di questi carcerieri. E ne abbiamo anche qui un altro. Ma gli facciamo molto molto male. Perfetto. Lui è aggressivo. Togliamocelo di mezzo. E ora tiriamo dritto verso la porta laggiù. Perfetto. Scendiamo qua e a questo piano, proseguendo, troveremo la cella di Frake. Apriamola con la prigione delle speranze, chiave speciale. Questa chiave l'abbiamo trovata nell'episodio scorso, quando abbiamo ucciso il l'NPC, diciamo, il mob che faceva risuscitare il boss falso idolo sopra l'arena. Non so se vi ricordavate, se ricordate, abbiamo fatto le scale, abbiamo raggiunto una stanza dove c'era questo mob davanti a un cerchio magico incantato e stava facendo uno dei suoi, appunto, incantesimi per tenere in vita l'idolo. L'abbiamo ucciso e in quella stanza lì abbiamo trovato le chiavi. Vi ricordo, andate nel video scorso, insomma, se non avete ben capito. Comunque, abbiamo qui Frake, che una volta salvato ci insegna nuove magie al Nexus. Magnifico. Non mi aspettavo di uscirne vivo. Sono Frake. Sono conosciuto come un saggio. Credevo di poter affrontare le anime demoniache con la mia magia. Ma guardatemi ora. Sono indebolito dalla mia lunga prigionia. Ma posso ancora muovere le gambe. Posso tornare al Nexus. Ringrazio le stelle che la mia reclusione sia terminata. Vi devo la vita. Ci dà lo stiletto di Gary, o di Jerry, come sempre, io sono sempre col dubbio. Lo possiamo leggere e può essere anche utile come arma, eh? Fa danno perforante, 50 danno fisico più 4 bonus e 40 attacco magico più 10 bonus. Scala sia in forza che in destrezza che in magia, quindi state molto attenti, non la sottovalutate quest'arma. Per utilizzarla serve 7 in forza e 14 in magia, che noi abbiamo. Uno stocco molto piccolo, quasi della grandezza di un pugnale, non taglia ed è intriso di magia, creato da Gary, un amico del saggio Frake, il visionario, rinomato per i suoi artefatti magici. Ruba una piccola quantità di PM ai bersagli, anche questa è una cosa molto molto importante da tenere in considerazione, ragazzi. Ruba i PM agli avversari quando li colpiamo. Ci può aiutare appunto a recuperarli quando siamo senza.
Quindi non lo sottovalutate, ma andiamo all'unghia dell'infante via. Non ricordo se l'abbiamo letto, credo di sì. Quindi mandiamo via questo. Anche la spada lunga del drago non ci serve. Per il resto rimaniamo così. Ah no, abbiamo un catalizzatore di legno in troppo. Ok. Sono indebolito dalla mia lunga prigionia. Ma posso ancora muovere le gambe. Posso tornare al Nexus. Molto bene. Torniamoci anche noi al Nexus. Utilizzando una delle nostre schegge di arcipietra. Ne abbiamo una sola? Pensavo di averne di più. Facciamo così, vi faccio un taglio e ci troviamo direttamente al Nexus. Ok, sono arrivato ad Arcipietra. Come potete vedere, non so se l'avete notato prima, ma qui aggrappato a questa Arcipietra c'è anche un prigioniero che stava quasi sperando di uscirne vivo. Molto triste. Bene, torniamo al Nexus. Eccoci qua. Ora finalmente potremo parlare con Freyk. Una cosa importante che vi devo dire per quanto riguarda le magie e i miracoli. Come ben sapete, abbiamo sia un trofeo dedicato alle magie e uno ai miracoli. Noi ci concentreremo principalmente a sbloccare prima tutte le magie con le anime dei boss. E alla fine della run le anime che ci avanzano le utilizziamo per prenderci i miracoli che possiamo prendere. Siete attenti perché alcuni anime dei boss servono sia per i miracoli che per le magie. Prima concentriamoci tutto sulle magie. Se ci avanzano le anime dei boss, poi prendiamo i miracoli. Poi, nel New Game Plus, ve lo dico già da adesso, ve lo anticipo, ma poi ve lo ripeterò anche quando sarà il momento. In New Game Plus non prenderemo alcun incantesimo o miracolo quando ci arriveremo. Faremo tutto quanto con incantesimi e miracoli che avremo già ottenuto. Quando avremo sconfitto gli ultimi boss necessari per avere gli ultimi appunto miracoli e magie che ci servono per i trofei, faremo un backup di salvataggio prima di prendere qualsiasi miracolo e magia. Poi utilizzeremo le anime dei boss per prendere le magie, le ultime magie rimaste, così sbloccheremo il trofeo delle, appunto, delle magie, ricaricheremo il backup prima di quando abbiamo comprato appunto le magie, e quelle stesse anime dei boss le utilizzeremo per i miracoli. Così avremo sia quelle delle magie che quello dei miracoli nel New Game Plus e non dovremo continuare oltre. La cosa negativa appunto è che alcuni boss ci servono per entrambi, sia miracoli che magie, quindi purtroppo due run sono necessarie, non complete ma una e mezzo facciamo. Bene, parliamo con Freyk adesso che è tornato al Nexus. Ho una proposta per voi. Mi portereste le vostre anime demoniache, determinando meglio l'essenza dell'anima. Posso insegnarvi nuove magie. L'anima di un demone non è un mero amalgama di anime inferiori. Il vostro ingegno è notevole. Lo capite, è vero? Avete conosciuto i discepoli? Se dicono malignità su di me e la mia magia, non prestategli ascolto. La preghiera è per gli sciocchi, gli ingenui e i moribondi. Spero voi non scopriate mai che cosa sia in realtà il loro cosiddetto Dio. Fui sconfitto e catturato dall'usurpatore Aureo oltre quella cella. Diffidate di lui, perché sa manipolare le anime. Ha potere sulle anime meschine e torbide, inclini alla follia e alla paranoia. Conosco tre umani che divennero condottieri di demoni. Rea Lant di Boletaria, Astrea della Valle della Corruzione e l'usurpatore Aureo di Latria.
siano diventati demoni è una certezza. Ma sbagliavamo a pensare che la loro umanità fosse scomparsa. Ha potere sulle anime meschine e torbide, inclini alla follia e alla paranoia. Beh, aveva molto da dirci, ci ha dato tante informazioni utili e anche qualche piccola anticipazione di quello che vedremo nei futuri video. Comunque, è giunto il momento di imparare qualche incantesimo. Allora, possiamo imparare lo scherzo maligno da lui, il mantello anche, perché no? E adesso inizia la roba divertente, la roba pesante. La palla di fuoco. Anima, demone, drago. Spara una grande palla di fuoco. Incantesimo dell'anima del demone dio drago. Lancia una palla di fuoco che genera un'esplosione. Nato da ossa di drago, immersa nella lava. Questo demone era la personificazione del potere dell'anima. della fiamma, scusate. Come potete vedere, ci occupa ben due slot. Quindi è importante averne almeno tre. Arrivati a questo punto, per averci il raggio dell'anima, una palla di fuoco oppure qualche incantesimo difensivo. Ma più avanti ne sbloccheremo un altro ancora, arriveremo a 4, potenzialmente a 5, sarebbe molto buono. Quindi diamo la nostra anima, sblocchiamo anche il raggio dell'anima, spara un raggio dell'anima perforante, molto 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 utile. Un incantesimo dell'anima del demone falso idolo, lancia un raggio di luce che penetra il bersaglio. L'idolo da cui questo incantesimo deriva aveva le sembianze della regina dell'ormai perduto regno di Latria. Questo incantesimo mostra una frazione del suo potere stregonesco. Impariamolo. Non ci richiede anime per apprendere questi incantesimi, quindi ottimo. Poi abbiamo sputa fuoco, spara un grande getto di fuoco. Un incantesimo dell'anima del demone ragno corazzato, scaglia una piccola palla di fuoco. Può essere lanciata ripetutamente e in movimento, quindi ci aiuta molto. Vedete come si muove e casta l'incantesimo senza mai fermarsi? Molto bene. Impariamo poi l'incantesimo guardia. Incantesimo dell'anima del demone cavaliere della torre. Riduce notevolmente i danni subiti. Questo incantesimo simboleggia l'enorme scudo del cavaliere della torre. Molto bello. Richiede due slot questo, quindi attenzione. Se potete, portatemi altre anime di demoni. Vi aspetterò pazientemente, mio caro amico mago. Oh, lo faremo, e come. Tuttavia lui non sarà l'unico NPC a insegnarci incantesimi. Ne troveremo un altro più avanti. Parliamo anche col suo apprendista a questo punto. Hai salvato il maestro Freyk, eh? Allora ho fatto bene a violare le regole insegnandoti i tuoi trucchi. Ti sono grato per i tuoi servigi. Capisci quanto sono importanti gli atti di generosità in un mondo così cupo? Che c'è? Vuoi un'altra lezione di magia? Ah, va bene. Meglio così che lasciarti seccare il maestro Freyk. Allora, innanzitutto armonizziamo l'incantesimo. Leviamo la freccia dell'anima. E mettiamoci il raggio dell'anima. E in più, leviamo protezione e velo d'acqua. Mettiamoci palla di fuoco. Così abbiamo entrambi incantesimi potenziati, diciamo. Parliamo ancora però con l'apprendista. Il maestro preferisce lavorare da solo. Non osare importunarlo con le tue ciance inutili. È sul punto di scoprire qualcosa di grande. Forse più delle anime dei demoni. È sul punto di scoprire qualcosa molto di bene. Grande. Forse più delle anime. Bene. Grazie per le vostre anime di demoni. Non so come esprimere la mia gratitudine. Vedere il mio desiderio esaudito a un'età così tarda. Grazie, siete un bravo mago. Come promesso, vi insegnerò una nuova magia. Vabbè, per adesso non ha molto altro da dirci in realtà. Ma sbagliavamo a pensare. Non ha altro. Dove andate? Andiamo a fare un po' di danni. Possiamo continuare a parlare con qualche NPC, ma... Sarei felice di alleggerire il vostro fardello. A volte mi domando come sono finito qui. Perché non ho protetto mia moglie e mia figlia a costo di essere ucciso dai demoni. Perdonatemi. È acqua passata ormai.
Santo bene invece che cosa ci dice? Oh, di nuovo voi. Avete altre offerte? Al momento no. Però... Dobbiamo vincere i demoni, annullare la maledizione di Boletaria e annientare i maghi che manipolano quelle anime maledette. Il vecchio Freyk e la Vestale non fanno eccezione. Dobbiamo vincere e annientare... Avete avuto a che fare con Pecis la Iena? Oh. Mi auguro di no. È un uomo vile e depravato che non merita sostegno. Confido che un eroe virtuoso come voi selezioni con cura le persone che frequenta. A tal proposito, vi raccomando vivamente la compagnia dell'affabile Santurbain. Beh, sei un suo discepolo alla fine, quindi. Ma se le voci fossero vere, che sia dannata in eterno per aver disonorato il nome del Signore. D'accordo. È giunto il momento di dirigerci all'arcipietra degli uomini ombra. Il percorso rituale. Sarà un percorso molto tortuoso e difficile, ma con qualche accorgimento potremo avere la vita un pochino più agevolata qui. Eccoci qua. Allora, come prima cosa vi consiglio subito di togliere l'anello doroso, che tanto non ci servirà molto in questo frangente, perché il mana non lo utilizzeremo molto. Allora, parte di quest'area l'abbiamo già esplorata qualche video fa, ma non siamo andati avanti. Abbiamo solamente esplorato l'area di Patches e la stanza del mietitore, praticamente. Allora, con l'anello del ladro qua saremo abbastanza agevolati, perché non verremo aggrati, almeno non spessissimo come fosse, come sarebbe senza, da questi demoni volanti che ci lanciano dei cristalli. Allora, proseguiamo e passiamo per la stanza del mietitore qui. Scendiamo, ottimo. Una volta scesi qua, prendiamo questo oggettino, erba mezza. Curiamoci perché vogliamo essere full vita. Allora. Anima, demone sconosciuto. Ora dobbiamo stare molto attenti qua. Perché, laggiù vedete, ci sono due scheletri con la lama e uno con l'arco. Che sono molto complicati da affrontare in un dirupo come questo. Quindi ci avvicineremo piano piano e lo aggreremo e poi torneremo indietro e saliremo di nuovo il gradino. Il nemico non potrà seguirci sopra perché non è in grado di salire e quindi lo potremo colpire più facilmente. Andiamo, appena inizia a rotolare corriamo via. Oh oh, al pelo. Vedete? Lo possiamo colpire molto facilmente. Quando comincia a girellare andiamoli sotto. Quindi, primo, colpito e affondato. Schegge di Petralama. Abbiamo l'altro adesso. Dobbiamo correre. Veloci, veloci, veloci. Ok. Perfetto. Anche questo come quello di prima. Diamogli un colpetto. Olè. Benissimo. Molto facile. Ora, pensiamo a lui. Che la pagherà cara per averci disturbato. Freccia santa, molto buono. Qui invece abbiamo dei nemici molto grossi. Hanno però un aggro limitato, quindi facciamoci seguire per un po' e poi allontaniamoci. Oh, stavo per cadere. Vedete che ci hanno perso l'aggro? Possiamo punirli adesso, almeno uno di lui, uno di loro volevo dire, uno di lui. L'abbiamo aggrato uno, abbiamo sufficiente danno per stannare il nemico quando lo colpiamo, non quando però inizia lui ad attaccare. Non possiamo fermare le animazioni d'attacco, ma se attacchiamo prima di lui, vedete che lo stordiamo? Questo ci aiuta tantissimo, il danno è sufficiente, quello che adesso abbiamo. Pezzo di pietra lama. Poi prendiamo l'anima di soldato antico. Molto bene. Attraversiamo la nebbia. Qui stiamo attenti, ragazzi, perché purtroppo è un pezzo molto complicato
è fastidioso, perché qui ci attendono degli spettri che utilizzano un raggio magico e ci colpiranno molto molto spesso anche attraverso i muri. Questo che vediamo qua è uno di quelli. Purtroppo, a causa anche della strettezza della mappa, non possiamo schivare molto bene, quindi dovremo utilizzare lo scudo. Ora proverò con uno scudo un pochino più forte, anche se non sono in grado di utilizzarlo, protegge un po' di più dai danni magici, spero possa servire. Il trucchetto sarebbe prendere questo oggettino. Non lo possiamo purtroppo evitare lui. Però, una volta che ci ha colpito una volta, lo possiamo punire. Oppure andargli alle spalle, vedete? Non sempre è possibile andargli alle spalle come in questo caso. Tra l'altro, respawna molto in fretta, quindi allontaniamoci molto molto velocemente da qui. Utilizziamo un po' di erba. E adesso, qui corriamo come dei pazzi. Evitiamolo. E qua dietro abbiamo un mietitore che va colpito subito e va fatto cadere. Così lo facciamo... facciamo morire e scompariranno tutti questi spettri che sparano raggi. Molto bene. Ora stiamo attenti, laggiù c'è un oggetto, ma ci sono anche dei nemici invisibili qua. Sono degli spettri piccoli che ci attaccheranno alle spalle e ci faranno un danno critico. Quindi stiamo molto attenti. Avviciniamoci piano piano. Dov'è? Vieni fuori. Eccolo qua. Fino a che non attacca sarà invisibile. Vai via. Maledetto. Prendiamo il pugnale. E ragazzi, questi nemici sono invisibili e non spawnano nemmeno in realtà. Non potete fargli danno. Anche se sapete dove sono, non potete colpirli. Fino a che appunto non appaiono. È un po'... non mi piace molto come sono gestiti, però... Stessa cosa anche qui, ci sono due oggetti e anche qui due nemici invisibili che spawneranno appena ci avvicineremo un pochino. Allontaniamoci un attimo. Appena sentite questi rumori vuol dire che sono spawnati, ecco. Se vi attaccano da davanti non fanno malissimo, il problema è quando vi fanno un colpo critico da dietro che lì lo sentite. Va bene. Prendiamo gli oggetti, è un po' di erba crescente, quindi quella che abbiamo utilizzato la riprendiamo. Molto bene. Ora qui siamo abbastanza tranquilli perché siamo col nostro anello del ladro e i nemici non ci aggrediranno, quelli volanti. Ma adesso arriva la parte un po' critica. È l'ultimo pezzo che ci separa dal boss. Facciamo fronte a questo spettro. E qua di solito ne spona un altro. Eccolo. Avanzate un pochino e fatelo spawnare e tornate indietro. Ora, laggiù abbiamo un altro di questi spettri che sparano raggi magici. Non sarà facile schivarlo, quasi impossibile. E dietro l'angolo ci sarà anche un mietitore, quindi dovremo fare molta attenzione. Corriamo molto in fretta. Non ci aggrato. Andiamo giù. Sperando che il mietitore non ci... Madonna santa. Ok. Il mietitore ci ha colpito e fa molto male, i suoi colpi li sentiamo. Purtroppo non me la sono sentita di sconfiggerlo, possiamo tornare indietro adesso e fargli il mazzo forse. Però non rischiamo, vi consiglio prima di andare dal boss, perché non vogliamo rifarci tutta questa strada. Anima di soldato antico, perfetto. Ora qui abbiamo un'area con un po' di oggetti... E queste fasci luminosi, diciamo, che esplodono se li passiamo vicino. Quindi stiamo attenti. Evitiamo di prendere gli oggetti adesso che non ci servono moltissimo in realtà. Occhio perché si attivano anche se stanno sotto al nostro ponte. Vedete? State molto attenti. Non sono difficili da evitare in realtà. Arriviamo a destinazione. E qui siamo arrivati al boss. Il vecchio eroe. Il vecchio eroe è un boss che può essere ostico se non sappiamo alcune informazioni. Quella principale è che è cieco, quindi utilizzando l'anello del ladro
per lui sarà impossibile percepirci. Lui ci, senza l'anello ci sentirà se corriamo e se ci muoviamo, se schiviamo, eccetera. Con l'anello di lato per lui sarà quasi impossibile identificarci, e quindi avremo vita molto facile. Non dovremo muoverci molto e ci baseremo molto sugli incantesimi. Quindi al posto dell'anello avvolgente mettiamoci l'anello odoroso di nuovo e prepariamoci. Utilizzeremo anche qualche spezia stagionata per recuperare i PM. Dovremo stare a inizio mappa e non muoverci mai troppo, d'accordo? Attraversiamo la nebbia. Prendiamo l'anima del soldato leggendario. Avanziamo quel poco che basta. Ed eccolo qua. Il vecchio eroe. Come vedete sta attaccando alla rinfusa. Lui non ci vede. Vi do un consiglio per essere sicuri di non aggrarlo mai. Non colpitelo mai quando sta camminando verso di voi con gli incantesimi. Aspettate che lui si sia voltato camminando e poi cominciate a martoriarlo con i vostri incantesimi. Ci vorrà un po', ci vorrà un po' di pazienza. Però fidatevi che ne vale la pena, perché almeno non rischiate mai di essere aggrati e di essere colpiti da questo boss, perché fa veramente tanto danno. Vedete, arriva fino a lì e poi tornerà indietro. Appena si è girato, andiamoci dentro con gli incantesimi. Gli togliamo un po' di vita. Non tirateli mai più di un incantesimo alla volta. Aspettate sempre, colpitelo. Aspettate che abbia, si sia dimenato, diciamo, abbia fatto i suoi comodi. E poi tirategliene un altro. Ci vorrà un po' di pazienza, però ne varrà la pena. Se ci aggra e ci colpisce, ci fa molto male. Capirete che vi ha aggrato perché inizierà a correre verso di voi. Bene, adesso comincerà a camminare indietro. Quindi torniamo qui dietro all'altare e aspettiamo, così intanto recuperiamo anche un po' di mana. Eccolo. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo sconfitto il vecchio eroe. Siamo tornati umani. E adesso prendiamo gli oggettini qua. Erba piena, perfetto. Quello che vogliamo fare noi per adesso è prendere la freccia santa. Ci sono ben 31 frecce che possono tornarci utili, ma utilizzeremo altri stratagemmi. La scheggia di Pietrombra. Ora, dato che non vogliamo alterare la tendenza dei mondi, prendiamoci l'anima demone eroe. Ce la possiamo leggere un istante, ma tanto la descrizione ormai la conosciamo. Anima del demone vecchio eroe. Irradia un potere enorme. Quindi, dirigiamoci al Nexus. Ma non abbiamo ancora finito l'episodio. Abbiamo ancora qualcosina che possiamo fare, in realtà. Dunque, 51.000 anime. Non sono per niente poche. Allora, utilizziamo l'anima del soldato sconosciuto, anima del soldato antico, anima del soldato leggendario. E siamo a 63.800 anime, quasi 64.000. Adesso è giunto il momento di livellare un po'. State cercando il potere. Cerchiamo il potere. Portiamo a 30 la vitalità, così siamo a posto. E adesso aumentiamo l'intelligenza. A 24 avremo il quarto slot per gli incantesimi. Confermiamo. Che il mondo sia curato. 11.111 anime, perfetto. Avete finito?
che la vostra forza possa curare il mondo. Bene, poi utilizziamo la nostra anima dell'eroe per sbloccare. Vi avete portato altre anime demoniache. Grazie, siete un bravo mago. Lasciate che vi trasmetta altre arti magiche. Per sbloccare un altro incantesimo. Senza dell'anima di demone. Il nostro potenziale umano è grande. Impara incantesimo. Ok, l'anima del... L'anima del vecchio eroe ci serve solo per i miracoli, non per lui, quindi. Bene a saperti. Però le 5.000 anime che abbiamo le utilizziamo, anche se dispiace rovinare questo numero di anime perfetto, lo utilizziamo per prenderci l'incanta arma. Dove andate? Bene. 6.111. Ora abbiamo il nostro solito salto dell'aquila di rito da fare. Perché ovviamente vogliamo tornare in forma d'anima. E in tutto questo ci possiamo... No, non ce lo togliamo l'anello del lato, ci serve ancora, quindi evitiamo. Eccoci! Opple. Bene, siamo tornati con metà vita. È pesante avere metà vita senza l'anello avvolgente, insomma. Si accusa. Riprendiamoci le nostre 6.111 anime. E torniamo all'altare degli uomini ombra. Altare delle tempeste, arcipietra del demone vecchio eroe. Dopo la purificazione, i resti degli eroi venivano offerti al re delle tempeste, guida di innumerevoli bestie della tempesta, le cui ampie ali offuscano il cielo. Andiamo. Allora, non andremo avanti subito, avremo un po' di backtracking da fare, perché indietro abbiamo lasciato un po' di cosette. Quindi state ben attenti e seguitemi. Allora. Tornando indietro, nella zona in cui abbiamo visto le lumache ci sono un po' di oggetti da raccogliere, tra cui anche un anello. Però era meglio non rischiare di morire e fare subito il boss prima. Ok, possiamo scendere in realtà molto tranquillamente. E iniziamo a esplorare, stando comunque attenti a questi fascetti di luce che sono fastidiosi. Hanno un raggio di attacco molto corto. Li possiamo affrontare e sconfiggere molto agevolmente. Guardiamo bene ogni singolo pertugio qua. Ad esempio qui c'è un oggetto. Abbiamo senza Elsa e anello del Ronin. Leggiamoceli. Allora, evidentemente non possiamo leggerli qui. Va bene, ho capito. Facciamo che li leggiamo dopo. Quando saremo al sicuro. Errore mio. Non volevo essere impertinente e irrispettoso. Ok, qui abbiamo altre lumachine. Alquanto inoffensive per ora. Schiviamo perché... A volte è difficile capire quali sono vive e quali sono morte, che non si muovono. Va bene. Qui ci siamo già stati, in teoria. No. Anima di stato antico, perfetto. Non ho preso... No, ho preso tutto. Più o meno l'essenziale credo che sia questo. Però esploriamo meglio, eh. Non facciamo le cose in modo affrettato. Allora, dobbiamo anche risalire, tra l'altro, e devo ritrovare il punto in cui farlo. Eccole qua, le macchine. A volte saltano anche. Saltano di gioia, ci vogliono tanto bene. Ancora un altro oggettino. Pezzo di pietra ombra, e vabbè.
tu la paghi perché mi ha colpito a tradimento. Molto bene. Se non sbaglio, abbiamo quasi preso tutto. C'è questa parte iniziale che non ho esplorato, adesso ci andiamo. Non è proprio il punto ideale questo dove, da dove partire, perché abbiamo un bel po' di nemici ad attenderci, ma vabbè. Qui abbiamo una pietra degli occhi effimeri. Sostanza bianchiccia. Leviamoci perché qui passa anche una di quelle luci esplosive che onestamente non so come definire. E da quest'altro lato vediamo un po' cosa ci manca. Io mi butto, ma credo che forse abbiamo già visto tutto qui, eh. Sì, perché queste le abbiamo già martoriate, poverine. Andiamo su. E sì, dall'alto abbiamo una buona visione complessiva dell'area. Abbiamo fatto tutto, sì. Però, per puro spirito di rivalsa, voglio tornare qua. E anche per farmi qualche anima in più, che non fa male, voglio andare a picchiare il maledetto mietitore. Beccati questo. Dammi le anime. E in più ci dà anche una scheggia di pietrombra, che schifo non ci fa. Guardate che bello, da qui possiamo vedere l'arcipietra. Visto? Molto bene. Ora siamo pronti per l'ultima parte del video. Siamo già a una durata piuttosto lunga, però ci tenevo a fare anche l'ultimo arcidemone in questo video. Anzi, non l'ultimo arcidemone, un altro arcidemone, perché non è l'ultimo. È l'ultimo di questo video. Bene. Abbiamo una nebbia qui davanti a noi. E dopo questa nebbia, un boss molto particolare. Possiamo dire che anche questa è una boss fight gimmick, tra virgolette. Avremo a che fare con il Re delle Tempeste, un boss volante che potrà essere sconfitto semplicemente utilizzando una spada delle tempeste che troveremo all'interno di questa arena. Assicuriamoci di avere una sufficiente spazio nell'inventario, quindi inviamo al deposito tutto quello che non ci serve, tra cui il senza Elsa, che vogliamo leggere, molto interessante. Un'uccigatana senza Elsa. Questa lama sembra sempre leggermente umida. È stata forgiata da un famoso fabbro in una terra lontana, ma dato che il portatore deve impugnare la lama è molto difficile da maneggiare e causa danni a chi la brandisce. Questo è utile perché in combinazione con l'anello del ratto ci permette di avere danni aggiuntivi. Molti cosa fanno? Impugnano una lama del genere che ci fa danno nel tempo, prescindere una soglia di HP sufficientemente bassa per attivare l'anello del ratto e fare quindi più danno quando siamo a bassa vita con incantesimi eccetera. Pesa un po' e la mandiamo al deposito. Vediamo, fa danno da taglio e perforante. 180 di sanguinamento, scala E in forza e B in destrezza. Per essere impugnata richiede 18 in forza e 19 in destrezza, quindi insomma un po' di punti le richiede. Lo stretto di Ghere l'abbiamo letto e l'anello però di Ronin non l'abbiamo visto. Maledette quelle lucine, meno male me lo sono ricordato. Eccolo qua, anello del Ronin, un anello di corda, riduce l'usura delle armi. Un anello proveniente da una terra lontana, famosa per le sue armi. Si dice che sia imbevuto di un particolare incantesimo. Molto molto bello, mi piace con questa corda tutta intorno. Molto interessante. Bene, adesso andiamo ad affrontare il Re delle Tempeste.
Eccolo qua, il re delle tempeste. Allora, la prima cosa dobbiamo correre. Fortuna che abbiamo ancora l'anello del ladro che ci permette di agire in un modo un po' indisturbato. Corriamo. Dobbiamo andare qua, a queste pietre. E laggiù vi troviamo la fatidica spada delle tempeste. Da qui non ci si passa. Eccola qui. La re delle tempeste si dovrebbe chiamare? Signora delle tempeste, pardon. Allora, la dobbiamo equipaggiare. Troviamo un posto sicuro. Un posto sicuro potrebbe essere una casetta che abbiamo superato prima. Dovrei poterci arrivare. D'accordo, eccoci qui. Mettiamoci qua. E nel equipaggiamento utilizziamo la signora delle tempeste. Allora, la dovremo impugnare a due mani e torniamo un po' all'inizio dell'arena. Perché dovremo sconfiggere un buon numero di questi demoni volanti per far avvicinare il re delle tempeste e poi colpire anche lui a sua volta con la nostra spada. Andiamo qui all'inizio. Iniziamo a targettarli con calma. Laggiù è abbiamo il re delle tempeste. E là abbiamo i suoi discepoli, tra virgolette, possiamo chiamarli così. Aspettiamo che si avvicini. E un bel R1. Ci consuma tutta la stamina questo attacco, però ne vale la pena. Quando li possiamo targettare, di solito è perché li possiamo colpire. Possiamo anche colpirne più di uno alla volta, Stiamo attenti perché non vogliamo che ce ne arrivino troppi vicini, perché sennò ci fanno tanto danno. Eccone un altro. Con l'anello del ladro ci identificano con molta difficoltà, vedete. Abbiamo tutto il tempo per colpirli. Ne mancano ancora un po', credo. Sì, ancora ne vanno colpiti altri. O forse no. No, 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 no. È il momento, dobbiamo avvicinarci. Andiamo. Dobbiamo cercare di andare sotto il boss ed evitare la sua ondata di dardi. Cosa che non mi è riuscito. Perché non ho abbastanza stamina anche per quello. Va bene, riproviamo. Non è un problema. Eccolo qua. Sta arrivando. Stiamo lì proprio qua. Targettiamolo. Non l'ho preso. Qui non dovrebbe colpirci in teoria. Il danno però glielo facciamo abbastanza. Seguiamolo un po'. Vediamo se lo colpiamo di nuovo. No, troppo no. Siamo stati un po' lenti. Non gli abbiamo fatto molto danno. Non importa, non importa. Riprendiamoci le anime. E questo è anche un ottimo spot per farmare, ragazzi. Non lo ignorate. Partiamo da qua sotto. Aia. Ok, abbiamo fatto un doppio colpo, diciamo. Mi curo un po'. Colpisco qualche altro nemico volante che può dar fastidio. Potete scegliere o colpire direttamente il boss o colpire gli altri mob, diciamo, tra virgolette. Da qui lui riparte dalla scogliera. Possiamo ripararci qui dietro, in teoria saremo al sicuro. In teoria. Il targeting è un po' quello che è. Ottimo. Cerchiamo di dargli l'ultimo colpo. Vediamo. Non ce l'ha preso, mannaggia. È stato più faticoso del previsto, Non è un boss difficile questo, raga.
però mamma mia quanto me l'ha fatta penare. Più altro è la poca stamina anche, credo. Ok, cerchiamo di targettarlo subito. Addio. No? Comunque vedi, se li stiamo proprio sotto non ci prende. Ah, oh. Ce la fa? No? Wow. Incredibile. Credo di essere sempre al proprio poco più indietro rispetto a quanto dovrei essere per colpirlo. Poi magari gli targetto anche la parte sbagliata del corpo. Di solito è meglio targettargli il corpo. Olè. Finalmente. Demone sconfitto. Corpo rinnovato. Possiamo mandare la signora delle tempeste via. Prima però leggiamola magari. Raccogliamo poi un po' di oggettini che sono qui sparsi. L'anima ero antico. Poi ce ne sono altri che non ho considerato gli oggetti sparsi. Non ricordo esattamente l'ubicazione di ciascuno. Alcuni sono anche all'inizio. Comunque vedete quante anime mi sono fatto qua? E già ne avevo 36.000 farmando i nemici. Ne avevo più di 36.000. Quindi se volete farmare qua è un ottimo spot se siete in difficoltà. Qui abbiamo l'arcipietra, anima del demone tempesta e pietra nuvola pura. Molto molto bene. Là ci sono un bel po' di oggetti. E anche qui dentro ce ne sono un po'. Freccia santa. Andiamo a prendere anche qui di là. Erba nuova. Scheggia di pietra nuvola. E un'altra scheggia di pietra nuvola. Guardate che bello. Comunque qui una volta che vi siete riteletrasportati potete tornare e resettare l'area e sconfiggere altri di questi demoni volanti, ecco, per ottenere altre anime, oggetti, eccetera. Se siete qua in difficoltà è perfetto. Inoltre, però, quello che dovete sapere è che qua adesso abbiamo sconfitto tutti i demoni volanti che prima ci davano fastidio anche. Quelli che prima ci bombardavano sulla rupe erano loro. E avendoli sconfitti tutti, adesso non c'è più nessuno che ci dà fastidio. Ecco l'ultimo oggetto, pezzo di pietra nuvola. Più o meno credo che abbiamo preso tutto adesso. Molto bene, siamo quasi a un'ora di video, ma spero che ne sia valsa la pena. Abbiamo fatto tante cose. E ci tenevo a farle tutte quante in questo video. Bene ragazzi, io direi che possiamo anche salutarci qua, sotto la pioggia, all'altare delle tempeste. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Vi ricordo che se è stato così, iscrivetevi al canale per supportarmi e per aiutare a far crescere il canale. Lasciate un bel mi piace, commentate con le vostre considerazioni, con altri consigli se li avete, e condividete il video per aiutare anche le altre persone a completare il gioco e anche il canale a diffondersi. Da un bel tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye.